Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale che racconta i fatti e le proposte di legge approvate dal Parlamentino della Toscana. Anche oggi dibattito tra maggioranza e opposizione, noi andiamo subito a vedere nel nostro sommario quali sono i temi del giorno. Il Consiglio regionale cambia la norma che disciplina gli incarichi dei direttori della struttura operativa della Giunta regionale, che è contenuta nella legge 1 del 2009. L'obiettivo è quello di renderla coerente con i principi sanciti dalla normativa nazionale. Questa proposta di legge è arrivata al dibattito in aula dopo un lungo cammino tortuoso con un dettato normativo che è profondamente cambiato nel corso degli ultimi mesi ed è tornata in commissione alla luce delle ultime indicazioni del Consiglio regionale. I direttori vengono collocati di nuovo nella dotazione organica della Giunta regionale, definendone il relativo trattamento economico per quanto riguarda l'area dirigenza funzioni locali. La legge, che è stata approvata con 24 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti, la legge che sicuramente è la modifica di una norma tecnica, è però importante in quanto rimette sotto la dotazione organica della Giunta regionale i direttori proprio della Regione Toscana. Il risultato che si è raggiunto in Consiglio regionale con l'approvazione della legge sul personale è un risultato importante, direi quasi straordinario, per le modalità con le quali si è giunti a questo risultato. Io rivendico nella mia veste di Presidente di Commissione di aver articolato i lavori della prima Commissione in modo tale da rivendicare in maniera anche prepotente la dignità e il ruolo che deve avere il Consiglio regionale, che deve avere anche l'attività che si fa in commissione per l'approvazione delle leggi. L'indirizzo politico che avevamo maturato, che avevo maturato io come Presidente di Commissione, ma che aveva maturato anche il gruppo del Partito Democratico, era quello di dar vita ad un atto che fosse esclusivo recepimento delle indicazioni che c'erano arrivate dalla Corte dei Conti nel riportare le figure dei direttori e poi anche quella del direttore generale e del segretario del Consiglio regionale nella pianta organica dei dirigenti. E così è stato fatto. Le uniche disposizioni che escono da questa approvazione sono il recepimento delle indicazioni della Corte dei Conti. Tutto quello che era estraneo a quelle indicazioni non è più contenuto nel testo di questa legge. Questo è il risultato di un'importante attività che si è svolta in prima commissione e poi anche in aula, e questo soprattutto è il risultato di una ampia rivendicazione della dignità e del ruolo dei consiglieri regionali nell'esercizio della propria funzione legislativa. È una legge importante che dà autonomia alla politica, che consente di nominare ai vertici delle strutture regionali persone che hanno merito, competenza, professionisti, che possono riguidare quindi i ruoli apicali delle direzioni aziendali della nostra regione, degli assessorati, quindi merito e competenza che tornano protagonisti, supremazia della politica, come è corretto che sia, perché il mandato degli cittadini è nelle mani dei loro rappresentanti politici, che però hanno possibilità anche di revocare i dirigenti, di interrompere le loro attività, un periodo di durata delle nomine che possono variare dai 3 ai 5 anni e anche possibilità di farle anche dopo 60 giorni dell'insediamento. Quindi ci sono degli elementi positivi, noi siamo stati fondamentali per fare in modo che questa legge arrivasse in aula e fondamentali per fare in modo che questi articoli, che sono poi il cuore principale della modifica legislativa, venisse poi approvata. Quindi rivendichiamo con forza il nostro ruolo e quindi rivendichiamo che la politica può appropriarsi, diciamo, di una squadra propria nel momento in cui molte volte la burocrazia o le funzioni tecniche sono dei limiti alle azioni anche legislative e di relazioni con i cittadini, allo sviluppo delle imprese per rispondere alle esigenze dei toscani. Noi non abbiamo partecipato al voto, non abbiamo partecipato al voto in quanto, come dire, siamo arrivati alla fine di un iter che abbiamo definito in aula quasi come un telefilm a puntate. Questo è un provvedimento che è nato per adeguarsi a delle prescrizioni della Corte dei Conti, è diventato un terreno di scontro di fatto all'interno della maggioranza.
un terreno di scontro che si è consumato appunto in commissione attraverso una serie di tappe, di sedute che poi tra scontri più o meno latenti hanno portato al testo che è arrivato oggi in aula. Quindi, come dire, una partita interna, vedremo se poi il ruolo delle commissioni, che è stato anche fortemente rivendicato dal Presidente Bugliani, sarà mantenuto al centro dell'attività legislativa senza ulteriori tentativi di forzature da parte della Giunta, oppure se assisteremo da qui ai prossimi mesi, ripeto, a un ulteriore scontro al quale noi come opposizione sicuramente ci apprestiamo ad assistere. Non si è parlato di nomine di direttori prima che qualcuno pensi che la Regione stia nominando nuove figure, ma semplicemente di un adeguamento della normativa esistente che ci è richiesta dalla Corte dei Conti. In pratica, fino ad oggi, i direttori venivano nominati dal neoeletto governatore, una volta eletto, e non c'erano limiti né indicazioni sulla durata dei contratti, potevano essere nominati per la durata dell'intera legislatura ma anche soltanto per un anno e quindi dopo un anno poter essere sostituiti. La Corte dei Conti ci ha imposto, sia da un punto di vista economico di gestire i fondi a loro destinati in una determinata maniera, sia da un punto di vista contrattuale di fissare le durate. Quindi era una legge dovuta, era un adeguamento dovuto, una richiesta della Corte dei Conti su cui si è montato un caso nazionale. Abbiamo visto il Presidente Bugliani e il Presidente Giani litigare, becchettarsi in Consiglio, rimandare questa legge che ha subito emendamenti e controemendamenti. Era semplicemente una legge di adeguamento, una richiesta della Corte dei Conti da fare in 5 minuti. Il Partito Democratico in Toscana è riuscito a montarci sopra un caso e a farlo durare 2 mesi. Alla fine sono arrivati in fondo in maniera tutto sommato anche un po', un po' raffazzonata, passatemi il termine. Non a caso alcuni emendamenti presentati dallo stesso Partito Democratico sono stati ritenuti non corretti tecnicamente dai tecnici della Regione. Quindi alla fine la legge è comunque arrivata in aula. Noi ci siamo astenuti proprio in virtù del fatto che fosse una legge da una parte dovuta ma dall'altra che ha subito un iter poco chiaro, almeno così, però ecco, non passi il messaggio che la Regione sta facendo nomine o che nominerà nuovi direttori, era semplicemente un adeguamento dovuto a una richiesta della Corte dei Conti. La consultazione pubblica in vista degli Stati Generali della Salute proseguirà fino al 31 agosto 2021. La decisione di prorogare l'apertura del portale è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, in considerazione dell'alto interesse manifestato finora da cittadini e stakeholders e per allineare le consultazioni con l'andamento delle audizioni in commissione. Sono ad oggi più di 50 quelle già svolte nella Commissione Sanità, con i direttori e i vertici delle aziende sanitarie e di quelle ospedaliere universitarie, ma si sono svolti incontri anche con ARS, sindacati, ANCI e IRPET. L'obiettivo è di arrivare al termine delle sedute programmate con un numero di auditi superiori alle 100 persone. Il calendario prevede anche 4 focus tematici su medicina nelle aree interne, emergenza, urgenza, digitalizzazione e dipendenze. Gli Stati Generali della Sanità sono un momento per noi molto importante, un momento di ascolto, di partecipazione, di confronto. Consentitemi di ringraziare il Presidente Enrico Sostegni per l'enorme lavoro che sta svolgendo insieme ai membri della Commissione ormai da qualche settimana. Audite più di 50 persone in commissione, più di 100 contributi ricevuti sul portale. Credo che questa sia buona politica. La buona politica è essere all'altezza degli occhi delle persone, delle loro aspettative. La pandemia ci ha insegnato tanto e credo che l'obiettivo finale debba essere quello di lavorare ad una proposta che guardi alla sanità del futuro, una sanità fatta sempre più di investimenti in tecnologia, di investimenti sul personale, della necessità di integrare sempre di più l'ospedale e il territorio. O noi abbiamo la capacità di sapere
che tutt'oggi abbiamo ancora tanto da recuperare con le grandi regioni d'Europa, soprattutto dal punto di vista della capacità di investire sul nostro territorio, oppure non svolgeremmo appieno il nostro compito. E quello che noi vorremmo alla fine di questa grande campagna di ascolto è di valutare nel dettaglio come poter modificare la legge che noi abbiamo approvato ormai quasi 5 anni fa, una legge che deve tener conto delle istanze dei professionisti, degli operatori, ma dei cittadini, con un obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di saper offrire sempre più lo stesso livello di servizi sia a chi vive nelle grandi città, sia che vive nei borghi più periferici della nostra regione. Intorno a questa sfida e alle risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, noi ci giochiamo un pezzo della sanità del futuro. Il lungo lavoro è, diciamo così, a metà, tant'è che il primo elemento che abbiamo deciso di fare è prorogare il periodo di apertura del portale, perché siamo a oltre 100 contributi e notiamo che la notizia si sta diffondendo tra i professionisti in queste settimane e continuano ad arrivare in questi giorni i contributi. Per noi è un elemento importante. Gli elementi che sono venuti fuori dalle tante audizioni fatte sono molteplici. Abbiamo fatto intanto alcuni focus che ci hanno permesso di focalizzare appunto l'attenzione su alcune questioni, sono sulle aree interne, su questo tema di come organizzare la sanità nelle aree marginali della regione. Sono venuti fuori dai dati di ARS degli elementi molto significativi anche rispetto al giudizio che normalmente diamo sull'organizzazione del servizio in queste aree. Faremo il 15 un focus sull'emergenza urgenza, perché anche questo è uno dei temi caldi. Vediamo, mancano professionisti, ci sono modelli disomogenei di organizzazione in Toscana che vorremmo riportare a omogeneità, e questo sarà un altro elemento. E il 29 faremo un focus sulla digitalizzazione, sia nel senso di come si possono rendere interoperabili e meglio funzionanti i sistemi informativi del sistema sanitario regionale, sia su come il digitale cambierà l'organizzazione sanitaria nei prossimi anni. Abbiamo chiesto a questo un contributo del MES, dell'ARS, e ci permetterà quello di vedere come il sistema nei prossimi anni sarà rivoluzionato e stravolto dal sistema sanitario. Ovviamente poi i temi sono quelli del personale sanitario, che è un tema fondamentale, quello della programmazione fra le aziende. Nell'audizione dei direttori è venuta molto chiara questa necessità di una forte programmazione tra i livelli ovviamente di aziende, quindi aziende universitarie e le aziende territoriali, e poi il tema del territorio, che è l'elemento, come sapevamo, che viene sempre fuori dalle audizioni dei vari soggetti come elemento sul quale mettere le mani in maniera veloce. Tengo a precisare anche che noi abbiamo aperto la carrellata di audizioni con un'analisi dei dati da parte dell'ARS, del MES e poi anche di ARPAT e di IRPET, perché anche il contesto socio-economico è fondamentale, quello ambientale, per agire sui determinanti di salute. E che tra gli auditi e anche tra coloro che hanno chiesto e danno contributi ci sono appartenenti a tutte le categorie, quindi i professionisti, ma le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali, i singoli cittadini, il terzo settore, tutto il mondo del volontariato. Sono contento di poter essere oggi qui ad ospitare l'ennesimo momento di ripartenza della nostra regione, davvero. È un onore, ringrazio la collega Anna Paris per averci segnalato l'iniziativa, quella di poter raccontare quello che è chiamato il premio Stelle dello Spettacolo. Dicevo qualche giorno fa che finalmente, sono i 700 anni di Dante, torniamo a rivedere le stelle, non torneremo a rivedere le stelle. È un momento bello, importante, un momento in cui bisogna saper raccontare con rispetto e la sicurezza nostra e delle persone che partecipano. Quindi vogliamo proprio raccontare questo, il valore dello spettacolo dal vivo, che vuol tornare a portare emozioni. Lo fa con questi artisti di carriera, lo fa con degli artisti giovani come sono le Signorine, un trio vocale formato da Claudia Cecchini, Benedetta Nistri, Lucia Agostini, che sono tre performer di musical già di per sé note nelle produzioni nazionali,
ma che hanno fatto questo progetto insieme, che è questo trio vocale. Antonio Lanza, una giovane rivelazione del musical. Io credo che un premio così, un evento così, sia un unicum in regione, forse anche, non vorrei dire, ma in Italia sicuramente per come è nato, perché pensare a una manifestazione del genere quando tutti eravamo chiusi nelle nostre case, e personalmente quando successe, lo racconto, ero in mutande in terrazza quando mi arrivò la telefonata per inventarsi qualcosa, credo sia veramente qualcosa di straordinario. Regione Toscana, il Consiglio regionale.